Siamo con l'onorevole Assunta Tartaglione, candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico. Ecco, onorevole, cosa le ha spinto a candidarsi in un momento così difficile per la nostra regione, soprattutto alla luce della questione relativa alla Terra dei Fuochi? Allora, la mia candidatura non è un'autocandidatura, ma nasce da un'ampia condivisione nell'ambito delle forze del Partito Democratico. Mi è stato chiesto di candidarmi, io con spirito di servizio ho accettato di candidarmi, consapevole che si tratta di uno dei momenti più difficili sia della storia politica e economica del nostro paese, ma anche del nostro Partito Democratico. Il Partito Democratico Campano vive una situazione di grande immobilismo, immobilismo che in questi anni mi ha portato anche a non fare una ferma e decisa opposizione al governo Caldoro, immobilismo che ha portato il Partito Democratico a non poter svolgere quel ruolo che gli compete nello scenario della politica regionale. Lei ricordava la Terra dei Fuochi, in Parlamento abbiamo avviato, come dire, abbiamo fatto un primo passo avanti, quella che era un'emergenza territoriale finalmente è diventata un'emergenza nazionale, lo diceva pure Don Patriciello, abbiamo fatto il primo passo avanti con un decreto che è stato convertito in legge la scorsa settimana dal Senato. Con grande rapidità, era un decreto blindato per cui al Senato non ci sono state modifiche e che ha introdotto tutta una serie di provvedimenti che sono l'inizio di una, come dire, di una, di un, di una, un, nuo, di un nuovo corso per quanto riguarda la Terra dei Fuochi. Abbiamo previsto l'utilizzo dell'esercito sul territorio della Terra dei Fuochi, si sono dati ampi poteri speciali al prefetto e soprattutto si sono stanziati 50 milioni di euro per quanto riguarda gli screening sanitari gratuiti agli abitanti di queste zone a rischio e soprattutto si è introdutto il reato appunto per chi dà vita a questi roghi e quindi praticamente questo diamo un grosso strumento alla magistratura proprio per intervenire e facilitarla nella sua azione quotidiana. Siamo con Gianluca Daniele della segreteria della Camera del Lavoro Provinciale di Napoli, CGIL Napoli. Ecco, tu che rappresenti, il nostro paese sta attraversando una forte crisi economica, una forte crisi di recessione, ecco, che si riflette in particolare nella regione Campania. Tu che rappresenti una delle parti sociali per eccellenza, come venirne fuori? Ma io credo che la Campania sia una delle regioni più aggredite dalla crisi economica, che ovviamente ha colpito tutto il paese. Noi abbiamo sempre proposto una duplice ricetta. Da un lato abbiamo ovviamente il problema di difendere in qualche maniera il tessuto sociale che c'è, per cui attraverso anche gli strumenti dell'ammortizzatore sociale, la cassa integrazione e gli strumenti di accompagnamento, far sì di non far precipitare in una condizione di estrema povertà tantissimi lavoratori e lavoratrici che perdono il posto di lavoro e che rischierebbero veramente di finire ai margini, diciamo, della società. E dall'altro lato ovviamente c'è il problema di creare nuova occupazione, che è il vero forse problema della Campania, no, del paese, ma della Campania in particolare. Cioè come nei prossimi mesi, nei prossimi anni si riesce a costruire un percorso di crescita, magari anche su alcuni asset innovativi. Penso alle telecomunicazioni, alla logistica, al turismo, in grado, diciamo, di costruire nuova occupazione. Io penso che da questo punto di vista la regione Campania, sia molto indietro, cioè manca una visione strategica che è in grado di creare occupazione e sviluppo. Siamo con Gino Cimmino, che è stato anche segretario provinciale del Partito Democratico. Ecco, un Partito Democratico che negli ultimi anni a Napoli è stato molto in difficoltà. Ecco, cosa può rappresentare la candidatura alla segreteria regionale di questo partito da parte dell'onorevole Assunta Tartaglione? Un elemento di novità, una donna, che non è di per sé un elemento positivo, ma avere una segretaria regionale donna che con i tempi delle donne rimette in campo un progetto politico differente è già un vantaggio. Per sé poi c'è un elemento significativo, Assunta proviene da un'esperienza territoriale, sa quali sono i problemi, non è un algoritmo politico o inventato in un laboratorio, è un elemento che concretamente, quotidianamente conosce e affronta i problemi delle persone reali. Questo è un elemento che serve al nuovo PD e serve alla campagna. Siamo con Salvatore Maestrino, consigliere del Partito Democratico della quarta municipalità. Dato politico di queste primarie?
Allora, le primarie ormai per quanto riguarda il Partito Democratico sono diventate un fatto importante e le esercitiamo ormai da tempo dentro il panorama politico italiano e ci auguriamo che anche gli altri partiti adottino questo sistema per rendere più chiaro chi è che sarà eletto per le cose che deve fare. Noi in queste primarie sosteniamo Assunta Tartaglione, candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico, una giovane, una donna, e già il fatto che insomma un grande partito, come dicevo prima, si candidi una donna con possibilità, e glielo auguro, di essere eletta, già è un fatto abbastanza nuovo, nel senso che in Campania mai un grande partito abbia avuto una segretaria regionale donna. Certo, ha avuto il coraggio di candidarsi perché la regione Campania versa, diciamo, in uno stato socio-economico abbastanza gravoso, per tutti i problemi che abbiamo anche affrontato nel dibattito: trasporti, scuola, evasione scolastica e tutto il resto, reddito pro capite tra gli ultimi del nostro paese, e che quindi insomma c'è bisogno di un grande impegno. E a differenza, diciamo, perlomeno per come conosco io la candidata, come dire, e mi auguro che comunque sarà così, che non terrà il dibattito politico sui problemi della gente e della campagna dentro il partito, ma li porti fuori questi problemi per dire con chiarezza il Partito Democratico su tutte queste questioni cosa ne pensa e come affrontare per risolvere i problemi della gente della Campania. Siamo con Enzo Borriello, consigliere quarta municipalità del Partito Democratico. Consigliere, la presenza, quanto è importante la presenza del Partito Democratico sul territorio? Una domanda abbastanza vasta e completa, ma entro subito nell'argomento perché secondo il mio punto di vista fare politica sul territorio ci deve essere una presenza continua e costante da parte delle istituzioni. Sia il mio gruppo del Partito Democratico e sia io, quindi quotidianamente siamo con occhio vigile su tutte le tematiche. Non voglio essere, diciamo, presuntuoso, ma è fondamentale sottolineare che noi svolgiamo un ruolo all'interno della municipalità, lo definisco un governo ombra, perché senza la nostra presenza in aula, che oltre a garantire, diciamo, il numero legale, andiamo a affrontare delle tematiche fondamentali che le altre forze politiche non portano sia in sede di commissione sia in consiglio di municipalità. Per cui noi diamo una buona lettura al bilancio, facciamo emendamenti, facciamo atti di indirizzo, e nonostante ciò c'è bisogno di fare anche una critica al buon sindaco De Magistris, il quale, diciamo, lui attraverso i quotidiani, sia su stampa nazionale sia su stampa locale, dice che Napoli sta risolvendo tutti i problemi, ma non sta risolvendo un bel niente, in quanto noi principalmente in questa municipalità abbiamo vari tematiche che sono molto molto tortuose, incominciando dalla sicurezza del territorio. Qui parla di sicurezza delle strade, ma quando noi già abbiamo fatto un 3-4 consigli con gli ordini del giorno approvati dall'intero consiglio, ad oggi non abbiamo avuto risposte dal 2012, significa che lui non è a conoscenza delle tematiche e delle problematiche che sono presenti sul territorio. Per non arrivare all'ultimo argomento, e poi, diciamo, chiudo, è quello per quanto riguarda il patrimonio UNESCO e per quanto riguarda la rivalutazione della zona orientale di Napoli, nonché la zona franca, che in questi giorni è stato aperto il bando proprio per gli imprenditori e tutte, diciamo, le attività che sono presenti nella zona orientale di Napoli. Mi voglio un momentino soffermare per quanto riguarda l'ex ospedale Pace. Noi abbiamo letto la delibera che sono stati stanziati circa 7 milioni di euro, il progetto a noi non va perché abbiamo fatto una larga diffusione anche sul territorio mediante
affissioni di manifesti e mediante anche Facebook e tutti i sistemi, diciamo, informatici, in quanto stiamo avvisando alla cittadinanza che il progetto in linea di massima può andare bene, però ci sono alcuni problemi quando si parla di un centro massaggi e di un solarium in un edificio storico che è appunto l'ex ospedale di pace. Questo non è possibile, e alla fine, diciamo, della delibera si parla anche, diciamo, della fuoriuscita della municipalità. Ci tengo a sottolineare che gli uffici della municipalità che sono presenti a via del Tribunale danno garanzia al 65% della cittadinanza di San Lorenzo Vicaria, per cui non avendo, diciamo, una sede, non è possibile decentrarla su via Emanuele Gianturco, che paghiamo un fitto di 23.000 euro al mese, e quindi anche per un problema di spendere più. Quindi noi non sicuramente apriremo un tavolo con tutte, sia le forze politiche, sia nell'ambito regionale, comunale, e sia con il patrimonio UNESCO, affinché si possano trovare delle soluzioni per la risoluzione del problema. Quindi la strada è molto tortuosa, però è in salita, però con l'aiuto, anche in base al dibattito fatto stasera, avendo Assunta Tartaglione, sicuramente la futura segretaria regionale del partito, unitamente alle forze sindacali, quindi questa salita possiamo fare in modo di risolvere questo enorme gap. Siamo con Francesco Donzelli, consigliere della quarta municipalità del Partito Democratico. Francesco, da anni impegnato sul territorio in diverse battaglie, il ruolo della municipalità? Ma il ruolo della municipalità è il ruolo più importante all'interno della macchina istituzionale del Comune di Napoli. Non perché io e i colleghi che mi hanno preceduto rappresentiamo la municipalità, ma perché la municipalità è l'unico organo periferico presente sul territorio, a contatto con tutti i problemi quotidiani che vivono le persone in carne ed ossa, ed è l'unico luogo dove i cittadini possono venire a rappresentare i problemi, il malessere e le difficoltà. Potremmo fare tantissimi esempi, dai problemi legati ai trasporti, per quanto riguarda il manto stradale, per quanto riguarda la potatura degli alberi. Ricordo quando le mamme vennero a fare una vera e propria occupazione alla sede di Gianturco per problemi legati alla refezione scolastica, del pessimo cibo che mangiavano i loro figli nelle scuole, una scelta non determinata da noi come municipalità ma da Palazzo San Giacomo, ma in quel caso a pagarne le conseguenze, a essere la valvola di sfogo del malessere, ovviamente era in quel caso la municipalità, perché siamo gli organi di democrazia prossima sul territorio, e quindi siamo coloro che fisiologicamente, naturalmente, siamo portati a dover dialogare con le istanze delle persone. Per questo motivo noi ribadiamo anche adesso, in questa tornata elettorale per le primarie che si svolgeranno domenica 16 febbraio, che c'è sempre più bisogno di territorio, perché la democrazia vera è quella che quotidianamente le sezioni di partito, noi consiglieri e tanti militanti, volontari e compagni che in questo partito continuano a dare il loro impegno quotidiano, i territori appunto devono essere i luoghi dove far vivere la politica democratica di un partito che per l'appunto si chiama e si definisce democratico. L'idea che noi abbiamo è quella di un partito con un federalismo sempre più spinto, affinché i territori non siano l'ancella di una discussione, ma siano i reali protagonisti nelle discussioni e nei dibattiti che riguardano la vita di milioni, di quel milione di cittadini che popolano la città di Napoli. Per quanto riguarda la quarta municipalità, noi come gruppo del Partito Democratico abbiamo una serie di questioni che in questa tornata delle primarie facciamo vivere, perché crediamo che al di là del sostegno alla persona di Assunta Tartaglione, che è la nostra candidata, la cui biografia
è di tutto rispetto, il nostro sostegno in queste primarie è un sostegno che si basa anche sui contenuti. Noi abbiamo parlato di Piazza Principe Umberto, che è una piazza invasa non più settimanalmente, ma tutti i santi giorni da un mercato abusivo, non regolamentato, e tutti i residenti della piazza vivono nel tormento, nella paura e nel degrado senza che le istituzioni siano presenti, senza che Palazzo San Giacomo sia presente. Ancora, abbiamo ricordato la questione di Piazza Carlo III, che, diciamolo, è una grande balla mediatica che Palazzo San Giacomo sta perpetrando ai danni dei cittadini. Fatemi capire come è possibile, con un comune in predissesto finanziario, far credere che ci sono 500.000 euro pronti da destinare per il rifacimento di una piazza. Questo senza entrare nel merito del progetto, che di per sé è discutibile. Ancora, abbiamo in calendario la questione legata alla prostituzione, legata ai roghi tossici, tutta una serie di argomenti di cui noi abbiamo fatto nostra portavoce la candidata Assunta Tartaglione, perché vogliamo che in queste primarie vinca Napoli, vinca la Campania, vinca una donna, quindi con una candidatura di genere, non una semplice quota rosa, ma vogliamo che vincano i territori. Per noi i territori sono i cittadini, quei cittadini che ancora credono nella politica, che continuano a credere nella democrazia e che continuano a dare il loro consenso, il loro voto a chi quotidianamente si batte per cambiare le cose, dal basso, ma per cambiarle da lontano.